La strage di Pentecoste nella Chiesa Cattolica di San Francesco in Nigeria. L'unica certezza è che non si conoscono i responsabili del massacro e l'ipotesi terrorismo islamico non è più l'unica sul tavolo. Mistero anche sul numero delle vittime, tra 20 e 100 a seconda delle fonti. Ancora missili e bombe in Ucraina, battaglia intensa nel Donbass e attacchi a Kiev e dintorni, forti tensioni anche sul fronte diplomatico, l'ira di Lavrov che non può andare in Serbia perché diversi paesi europei hanno chiuso i propri spazi aerei al suo volo. Allarme FAO nel 2023, rischio carestie, una crisi alimentare causata dalla guerra e non solo, il problema non saranno i prezzi ma l'approvvigionamento di cibo. Un oltraggio senza senso che provoca sconcerto e dolore, l'esibizione blasfema di una statua della Madonna durante il Pride a Cremona suscita sdegno in tutta la comunità, un gesto che non fa bene a nessuno, così il vescovo di Cremona, Monsignor Antonio Napoleoni. Quando la musica non ha età, a 90 anni scrive, canta e pubblica il suo nuovo album. È Detto Anguissola, il cantautore più anziano del panorama musicale italiano. Buonasera e benvenuti al TG 2000. Continua a infuriare la guerra sul fronte russo-ucraino dopo oltre 100 giorni, ma ora vi vogliamo parlare subito della strage di Pentecoste nella chiesa cattolica di Owo, nel sud-ovest della Nigeria, un massacro avvolto da tante oscurità, a partire dal numero delle vittime. Mistero anche sui responsabili, al momento ignoti. I vescovi del paese africano avvertono, senza giustizia, il paese rischia l'anarchia. Barbara Masulli. Urla di dolore, di disperazione, di paura. All'ospedale di Owo i medici stanno facendo di tutto per lenire le ferite dei fedeli che, domenica, sono stati il bersaglio della follia di un commando di uomini armati nella chiesa cattolica di San Francesco Saverio, nel sud-ovest della Nigeria, durante la messa di Pentecoste. Le persone da curare sono tante, non ci sono gli spazi adeguati, il sangue scarseggia, servono donazioni. Il dottor Bancole spiega che qualcuno è stato sottoposto a un intervento chirurgico nel teatro. Stiamo facendo di tutto per aiutare il maggior numero di persone, dice. Alex racconta che quando gli aggressori hanno aperto il fuoco, per prima cosa lui ha cercato di proteggere i figli. Poi mi sono riparato sotto una sedia, ma mi hanno colpito a una gamba, aggiunge. In molti hanno riportato lesioni gravi e probabilmente non ce la faranno. Le cifre di chi ha perso la vita oscillano. In un primo momento si contavano 50 vittime, stamattina il bilancio ufficiale è sceso a 21, mentre, secondo un politico locale, i morti sarebbero addirittura 100. La certezza è che fra loro ci sono molti bambini. Per compiere il massacro, il gruppo armato, composto forse da 5 persone, oltre ai fucili avrebbe usato anche esplosivi, dinamite. Nessuno al momento però ha rivendicato l'attacco. Fra i sospettati ci sono i fulani, pastori, estremisti islamici da tempo coinvolti in un'aspra lotta con le popolazioni locali per il controllo dei terreni. Intanto la diocesi di Ondo smentisce la notizia del rapimento di preti o fedeli. I sacerdoti sono al sicuro, fa sapere, e con loro c'è il vescovo. La comunità locale è devastata, lo stesso vescovo chiede di mantenere la calma, rispettare la legge e pregare per la pace. La conferenza episcopale nigeriana invita il governo a intensificare gli sforzi per trovare i responsabili, altrimenti si accelererà la caduta del paese nell'anarchia. In un messaggio inviato al presidente della Repubblica Federale di Nigeria, Buhari, il capo dello Stato Mattarella scrive: nel condannare con la massima fermezza l'orribile gesto criminale, desidero confermarle che la Nigeria potrà sempre contare sul sostegno dell'Italia nella lotta contro ogni forma di violenza. Le nostre testimonianze che raccogliamo spesso dalla Nigeria parlano di violenze, rapimenti e eccidi quasi quotidiani. L'elemento di novità sta nella regione, perché normalmente in Nigeria gli attacchi armati avvengono nella zona nord-orientale, che è considerata quella più pericolosa. Questa uccisione di massa, questo massacro, invece è avvenuto nella parte sud-occidentale, quindi ci raccontano le fonti che non esiste più un solo luogo sicuro in Nigeria e che indubbiamente la Chiesa Cattolica è particolarmente a rischio. Però non si tratta di una guerra di religione, anche questo è un altro tasto sul quale insistono moltissimo, soprattutto i missionari. In questo caso specifico l'ipotesi più accreditata è che si possa trattare di un attacco dei fulani, quindi pastori nomadi,
e che quindi si tratti di una aggressione etnica ai danni della popolazione Yoruba. Qualcuno parla di vera e propria pulizia etnica e tutti fanno notare il fatto che il presidente Buhari e il governo in generale di fronte alla violenza non sono abbastanza incisivi nel reprimerla. Il male non avrà mai l'ultima parola, anche se l'oscurità e la morte sembrano avvolgere il mondo, siamo certi che la forza della preghiera e il dono della fede diraderanno le nubi. E il messaggio di cordoglio per la strage di Pentecoste che il presidente della CEI, Cardinal Zuppi, ha inviato poco fa a nome dei vescovi italiani a Monsignor Arogundade. E ora in Ucraina, al 103° giorno di guerra, il conflitto non conosce tregua. È stata una notte di fuoco con bombardamenti nelle aree presidenziali di Kharkiv e diverse esplosioni hanno colpito la capitale Kiev all'alba. Il servizio è per Luigi Vito. Si combatte intorno a Sloviansk, dove le forze armate ucraine comunicano di aver fermato l'offensiva nemica e respinto l'esercito russo. Situazione diversa nei dintorni di Severodonetsk. Qui e nelle città limitrofe si moltiplicano gli attacchi delle truppe di Mosca che avanzano, seppure di poco alla volta. Nei territori sotto il loro controllo, gli occupanti russi mostrano gli aiuti portati alla popolazione. Qui siamo a Popasna, nella regione di Luhansk, ma molte di più sono le persone bisognose di generi di supporto a Mariupol, dove vengono distribuiti 400 pacchi al giorno, mentre in migliaia si mettono in fila. Il cibo rischia di diventare il problema centrale di questa guerra, non solo per i belligeranti. Gli Stati Uniti accusano Mosca di aver rubato 500 tonnellate di grano dall'Ucraina per un valore di 100 milioni di dollari, un furto ai danni dei paesi poveri, secondo Washington. Il ministro degli esteri russo Lavrov respinge le accuse e si dice pronto a risolvere la questione delle spedizioni di grano con l'aiuto della Turchia, che resta l'ago della diplomazia in questa guerra, purché il governo ucraino provveda a eliminare le proprie mine dal Mar Nero. E mentre a Kiev si attende l'arrivo da Londra di lanciare razzi con un raggio di 80 km per contrastare l'offensiva russa, decisione, fa sapere il Ministero della Difesa inglese, presa in stretto coordinamento con la Casa Bianca, la capitale ucraina è stata fatta oggetto dopo un mese di un nuovo attacco dal cielo, colpita un'officina di riparazioni ferroviarie ma senza fare vittime. Il giorno dopo il nuovo attacco a Kiev, la capitale vive sospesa. Da una parte c'è la voglia, il desiderio di riprendere la normalità, una faticosa normalità che ricomincia, che ieri la domenica le persone erano in strada, sono tornati gli artisti, il centro era pieno. Dall'altro una fabbrica è stata colpita, un'infrastruttura importante e oltretutto l'intero quartiere avrà problemi seri di elettricità e di approvvigionamento idrico. E anche sul fronte diplomatico le tensioni non mancano. La Farnesina ha convocato l'ambasciatore russo e il ministro degli esteri Lavrov resta a terra. Doveva arrivare in Serbia, ma per lui lo spazio aereo è chiuso. Antonio Soviero. Non siamo ancora nel mezzo di uno scontro, ma indubbiamente i rapporti diplomatici tra Italia e Russia hanno visto tempi migliori. Il segretario generale del Ministero degli Esteri, Sequi, convoca alla Farnesina l'ambasciatore russo in Italia, Sergei Razov, e respinge le accuse di amoralità verso rappresentanti istituzionali e media italiani. Ma Razov insiste, propaganda ostile sui media italiani e dichiarazioni inaccettabili di alti funzionari italiani. L'ambasciatore Sequi rinnova la condanna per l'ingiustificata aggressione all'Ucraina da parte della Federazione Russa, ribadendo l'urgenza di un'intesa per sbloccare il grano. E secondo Putin, la carenza di cibo e l'aumento della povertà nel mondo è colpa dell'Occidente. Intanto turchi e ucraini discutono su come creare corridoi commerciali sicuri per le navi di Kiev, mentre gli Stati Uniti allertano 14 paesi africani sul fatto che navi russe piene di grano ucraino rubato potrebbero far rotta verso di loro, invitandoli a rifiutare l'acquisto. Brutto colpo infine per il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, costretto ad annullare la visita in Serbia prevista oggi e domani dopo che Bulgaria, Macedonia del Nord e Montenegro hanno chiuso lo spazio aereo al suo volo. E la guerra, ma non solo, rischia di creare una vera e propria carestia e l'allarme lanciato dalla FAO. Entro il 2023 il problema non saranno i prezzi, ma l'approvvigionamento di cibo e la questione del grano ucraino mancante aggrava la situazione. Caterina Dall'Olio.
Il grano è un'arma potente della strategia di guerra di Mosca. La Russia, con 10 miliardi di dollari di valore all'anno, è il primo esportatore di grano al mondo. Può non sembrare enorme rispetto ad altri mercati come gas e petrolio, ma da essa dipende la maggior parte dell'apporto calorico e del foraggio da animali d'allevamento in molti paesi poveri. Di qui l'allarme della FAO di oggi, nel 2023, rischio accesso al cibo nei paesi fragili africani. E si tratta di grano tenero, quello per fare il pane, che ha un peso importante sui panieri dei prezzi di tutti i paesi, come per l'energia, chi controlla il grano controlla il caro vita. In Kenya il prezzo del chapati, il pane comunemente utilizzato dalle famiglie, è passato da 20 scellini al pezzo a 30 scellini al pezzo, vuol dire il 50% di aumento, il che taglia fuori comunque una serie di famiglie che non hanno disponibilità economica per far fronte a questo aumento. Il blocco dei cereali ucraini apre le porte a nuovi acquirenti di grano russo fuori dall'Europa. Secondo i dati della Borsa del Grano, la Russia ha già incrementato del 60% le esportazioni, ma quale sarà l'effetto reale sui prezzi? C'è un problema ulteriore che è legato dall'incremento dei prezzi dei fertilizzanti e del petrolio. L'incremento dei prezzi dei fertilizzanti rischia di ridurre ancora di più la capacità produttiva degli agricoltori, quindi di ottenere delle rese più basse, e l'aumento del prezzo del petrolio incide su tutta quella componente di trasporti. Lo scenario drammatico in Africa non si è ancora verificato, ma presentarlo già come esploso rischia di innescare un'emigrazione di massa, come già accaduto 10 anni fa. Lo scenario migliore per Putin è forse parte stessa della sua strategia, utilizzare la leva alimentare per destabilizzare. Una guerra del gas si profila tra Libano e Israele. Al centro del contenzioso un giacimento di gas naturale che si trova sulla linea di confine tra i due paesi. Il servizio della nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. L'arrivo di una piattaforma energetica internazionale ieri al largo del porto di Haifa ha riacceso la miccia del conflitto, per ora solo verbale, tra Libano e Israele. Perché è pronta per le prime estrazioni in uno dei siti in cui sono stati trovati grandi giacimenti di gas naturale. Un tesoro ancora più prezioso in questi tempi, ma che giace in parte sulla linea di confine tra due paesi ostili da quasi 40 anni. A febbraio il mediatore americano aveva strappato il sì del partito di Hezbollah per proseguire i negoziati con lo scopo di delimitare le rispettive zone in cui autorizzare le estrazioni, una manna per le disastrate casse libanesi. La mappa dei confini non è però ancora stata definitivamente decisa, secondo Beirut, che include tra i siti contesi quello di Karish, dove Israele è pronto a trivellare. Considereremo una provocazione, un atto ostile qualsiasi mossa nel sito da parte di Israele, ha detto il presidente libanese, invitando l'inviato americano a mediare per un'intesa definitiva. Nel frattempo l'esercito israeliano si è attivato per difendere l'impianto, con anche una versione navale del sistema antimissile Iron Dome, nel caso in cui Hezbollah decidesse di fare quel che ha minacciato, usare le armi per difendere i diritti commerciali del Libano. Il presidente francese Emmanuel Macron ha ricevuto all'Eliseo il fondatore della comunità di Sant'Egidio, Andrea Riccardi. Nel corso dell'incontro sono stati affrontati numerosi temi di attualità, dalla guerra in Ucraina alle violenze in numerose regioni africane, sottolineando il contributo fondamentale che svolge il dialogo interreligioso a favore della coabitazione e della tolleranza nel mondo. Prezzi alle stelle, salari non adeguati, difficoltà ad arrivare alla fine del mese con un'inflazione ormai record. Le difficoltà sempre maggiori degli italiani e delle loro famiglie nel servizio di Leonardo Possati. Travolti dall'aumento dei prezzi, benzina, bollette, materie prime, pasta, pane, tutto costa di più rispetto ad appena 6 mesi fa, al tempo stesso i salari sono fermi. Le famiglie non arrivano a fine mese, complice anche un'inflazione ai massimi da anni. Pandemia, crisi economica e guerra rischiano di sconvolgere il nostro vivere sociale, ampliando sempre più la forbice tra
pochi ricchi e i poveri, con la cosiddetta classe media che sparisce. E allora vanno studiate contromisure. I sindacati invocano una riforma fiscale che preveda per famiglie, lavoratori dipendenti e pensionati meno tasse. All'orizzonte c'è poi il salario minimo. Secondo il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, una misura che, se ben studiata, potrebbe avere effetti positivi, a patto che non divenga un deterrente a cercare un impiego. Da parte loro, le imprese con Confindustria chiedono un taglio robusto del cuneo fiscale, in modo così da sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori. Se finalmente tutta Europa si rende conto che salari bassi e lavoratori precari senza diritti sono in realtà un elemento che mette in discussione la tenuta sociale e democratica del nostro paese e dell'Europa, credo che vada affrontata. I lavoratori precari sono in continuo aumento, al punto che siamo tornati ai livelli degli anni 70, e questo mentre in tutta Europa il fenomeno viene combattuto e arginato. La Spagna, grazie all'ultima riforma del lavoro che ha limitato l'uso dei contratti a termine, è riuscita a ridurre i numeri del precariato. Continuano i disagi per chi viaggia in treno dopo l'incidente di ormai 3 giorni fa nei pressi della Galleria Serenissima a Roma, con un treno a alta velocità di Trenitalia che ha deragliato. Ancora ritardi e cancellazioni di treni. Le reazioni dei passeggeri nel servizio di Alessandra Camarca. Binario non più sotto sequestro, ma ancora non agibile. Occorreranno almeno altri 3 giorni per il ripristino della regolare circolazione nel nodo di Roma Prenestina dopo la deviazione del treno Torino-Napoli nella Galleria Serenissima, avvenuto venerdì 3 giugno. Intanto sono iniziate nel pomeriggio le prime attività di ripristino della funzionalità del tratto di linea ad alta velocità, dove la locomotiva di coda del treno venerdì scorso è sviata, arrestando la corsa del convoglio e arrecando alcuni danni all'infrastruttura. Per la giornata odierna sono state adottate modifiche al programma di circolazione dei treni ad alta velocità regionali in Lazio e Campania, con circa l'80% dei treni ad alta velocità che viaggiano tra Roma e Napoli. Inoltre sono state programmate alcune modifiche ai collegamenti regionali veloci. La circolazione dei treni è stata rimodulata, bilanciando le esigenze del trasporto ferroviario regionale e quello dell'alta velocità per minimizzare le inevitabili ripercussioni. Operazioni che tuttavia non sono state sufficienti ad evitare rallentamenti sul traffico ferroviario e forti disagi ai passeggeri bloccati nelle principali stazioni romane, come qui alla stazione Tiburtina, dove ieri i passeggeri hanno vissuto ore di caos e incertezza nell'attesa di un treno che li facesse ripartire. Solo RIT, non ci quantificano quanto è in ritardo. Niente, che il nostro treno arrivava da Napoli. Dovrebbe arrivare da Napoli e non arriva. Doveva essere, e l'alternativa qui non esiste. A 18.05, noi siamo qui tutti dalle 17. Non sto da ieri a Roma, non ci tornerò mai più. Le partenze non c'è ancora, vediamo se partono. Parliamo ora dei timori per la variante Omicron 5 e per il cosiddetto vaiolo delle scimmie, ma per quest'ultima infezione, secondo le autorità sanitarie, la situazione è sotto controllo e non si prevede un'epidemia. Marco Bergamaschi. Arrivata in sordina in Europa, la sottovariante BA5 di Omicron potrebbe diventare una sorvegliata speciale. È alla sua presenza che si lega l'aumento repentino dei casi di Covid in Portogallo ed è sospettata anche per un aumento dei positivi in Germania. Tale sottovariante è dunque più trasmissibile rispetto alle altre per mutazioni che le permettono di legarsi alle cellule umane in modo più efficace, secondo gli studi pubblicati sulla piattaforma BioRxiv, che accoglie ricerche non ancora sottoposte alla revisione della comunità scientifica. Questo spiegherebbe l'aumento dei casi in Portogallo, dice il virologo Francesco Broccolo, ed è prematuro dire che il Covid si stia indebolendo. Intanto sale a 780 il numero di casi di vaiolo delle scimmie notificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in 27 paesi in 4 continenti. 523 casi in più, continua l'OMS, rispetto a 7 giorni fa, quasi il 90%. In Europa, 207 nel Regno Unito, poi tra gli altri in Spagna e Portogallo, 20 quelli in Italia. Fuori dall'Unione, il maggior numero di casi è in Canada. Sconcerto per l'esibizione blasfema di una statua della Madonna durante il Cremona Pride. Sono gesti che non fanno bene a nessuno. Il commento del vescovo di Cremona, Monsignor Antonio Napoleoni. Nicola Ferrante.
Anche per il Pride, ora la polemica dopo il corteo di sabato scorso a Cremona è tutta per quel manichino blasfemo. Aureole e veli richiamano sì la Madonna, ma quel busto scoperto che scegliamo di velare offende il grembo culla per il Dio fatto carne. E così, dopo che ieri sera c'era stato un rosario riparatore in piazza del Comune da parte di alcuni credenti che si erano sentiti offesi, è intervenuta anche la diocesi. Raccolgo lo sconcerto di numerosi cittadini, credenti e non credenti, ha scritto il vescovo. Immagini evidentemente blasfeme che non possono avere alcun valore educativo di valori e diritti. Gesti, prosegue, che non fanno bene a nessuno e feriscono i tanti che si stanno impegnando con reciproco rispetto per una società senza discriminazioni. Esprimo il mio dolore della comunità cristiana, prosegue Monsignor Antonio Napoleoni, nel desiderio di imparare dalla Madre di Dio uno sguardo di comprensione e riconciliazione verso tutti. La Chiesa cremonese, conclude, impegnata in un cammino sinodale aperto a tante voci diverse, alimenterà nella preghiera l'impegno nel dialogo che questi tristi episodi non hanno la forza di intaccare. Il dialogo interreligioso è oggi cruciale per costruire insieme la pace. Alla plenaria del Dicastero, dedicato al rapporto con le altre fedi, Papa Francesco ha invitato alla convivialità delle differenze. Rita Salerno. La globalizzazione e l'accelerazione della comunicazione internazionale rendono il dialogo in generale e il dialogo interreligioso in particolare una questione cruciale. In un mondo sempre più interconnesso, ma tutt'altro che fraterno, il dialogo è l'unica scelta possibile per avere una società pacificata, soprattutto in tempi di crisi e di conflitti. La strada da percorrere è la convivialità delle differenze. È l'indicazione di Papa Francesco ai partecipanti alla plenaria del Dicastero per il dialogo interreligioso. In questo contesto il vostro Dicastero, consapevole che il dialogo interreligioso si concretizza mediante l'azione, lo scambio teologico e l'esperienza spirituale, promuove tra tutti gli uomini una vera ricerca di Dio. Il futuro della società si costruisce a partire dalla convivialità delle differenze, perché preserva l'identità dell'altro senza colonizzarlo e rappresenta un'alternativa alla frammentazione sociale e al conflitto. Di qui l'invito del Pontefice a coltivare lo spirito e lo stile di convivialità nei rapporti con le persone di altre tradizioni religiose, a partire dalle loro storie. Questa è la vostra missione, promuovere con altri credenti in modo fraterno e conviviale il cammino della ricerca di Dio. L'arma dei carabinieri è parte integrante dell'identità e della storia del nostro paese, un punto di riferimento consolidato e amato. Così il presidente Mattarella in occasione dei 208 anni dalla fondazione del Corpo Militare. Francesco Durante. È una giornata di festa per l'Arma dei Carabinieri che il 6 giugno celebra i 208 anni di fondazione. Per la ricorrenza il comandante generale Teo Luzzi è stato ricevuto al Quirinale dal presidente Mattarella, che ha espresso i sentimenti di riconoscenza della Repubblica per il servizio prestato dalla Benemerita nella tutela dei diritti dei cittadini. L'Arma dei Carabinieri è parte integrante della identità e della storia del nostro Paese. Rappresenta un punto di riferimento della vita quotidiana dei nostri concittadini, consolidato e amato. Il capo dello Stato ha rivolto un pensiero commosso a tutti i carabinieri caduti nell'adempimento del dovere e a quelli feriti nell'esercizio della loro attività. In particolare ha salutato con gratitudine i familiari del carabiniere scelto Vittorio Iacovacci, alla cui memoria è stata conferita la medaglia d'oro al valore militare. Venne ucciso in un agguato lo scorso anno in Congo assieme all'ambasciatore Luca Attanasio. Mattarella ha quindi ricordato l'impegno dei carabinieri a fianco delle altre forze armate nelle missioni internazionali di pace, facendo poi riferimento all'attuale contesto bellico. È un grande impegno quello a cui siamo chiamati per assicurare pace, sicurezza, progresso. Sono certo che l'Arma saprà costantemente confermare la propria opera e essere parte significativa dello sforzo nazionale in atto. La cerimonia per l'anniversario di fondazione dell'Arma ha preso il via poco fa a Roma presso la caserma Salvo d'Acquisto di Tor di Quinto, alla presenza del comandante generale, di varie autorità militari, parlamentari e di governo.
A 90 anni, diventando esempio di determinazione vera, detto Ferrante Anguissola presenta il suo nuovo album E la voce va. Si tratta dell'artista più anziano del panorama musicale italiano che alla sua veneranda età pubblica ancora inediti e ha molto da raccontare. Silvio Vitelli. La bellezza di affrontare le sfide, la bellezza di riuscire a superare, avere un concetto sportivo nella testa che vuol dire io vinco sempre e se perdo imparo. Canto questo mare di onde piccole e leggere. 90 anni e non sentirli affatto. La sua vivacità e l'esperienza di vita completano il quadro. Detto Ferrante Anguissola, cremonese, ha vissuto in 7 città italiane, oltre che all'estero. Il suo nuovo album, E la voce va, lo rendono il cantante più anziano, tra quelli che pubblicano ancora inediti. Senza atteggiarmi né a maestro né a professore né a niente di tutto questo. Sono un uomo come gli altri che ha la voglia anche di migliorare la vita di tutti, insomma, in qualche modo. Se può servire, ecco, quindi la mia canzone, le mie parole vanno in quella direzione. E la voce va, 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 lungo il mare va, va, va. Una vita spesa con l'azienda da lui fondata a lavorare nel settore delle trasmissioni, quelle aeroportuali, quelle delle radio private e già 20 anni prima quelle televisive, nei primi anni del Festival di Sanremo in TV, fino al 66. La Rai mi chiama e mi dice per favore lei vada lì come assistente e porti tutti i microfoni del mondo che c'ha in mano per farli funzionare correttamente. E così sono andato e quindi praticamente io ho partecipato al festival non come cantante ma come tecnico. Mi piacerebbe ora costruire idealmente un ponte tra le generazioni, la tua e quella dei giovanissimi di oggi. Quale messaggio vorresti mandare loro? Il mio disco precedente si chiama Occhi Aperti. Attenzione, il passaggio dal mondo analogico al mondo digitale non è uno scherzo, è una cosa vera. E quindi la realtà digitale non l'abbiamo ancora imparata noi a misurare e capire cosa vuol dire. Studiate, studiate, studiate. Ora ci fermiamo solo per pochi istanti, ci vediamo tra pochissimo. Ben ritrovati con il TG2000. Complice le buone condizioni meteo, una serie di arrivi di migranti via mare ha interessato le coste italiane. 14 approdi a Lampedusa nella giornata, ma c'è timore per un incendio a bordo di un natante a largo della Tunisia, nei pressi di Gerba, con 29 migranti a bordo. La denuncia arriva dalla ONG Alarm Phone. Ed era questa l'ultima notizia, ora le previsioni del meteo, a seguire la Santa Messa. Con l'informazione invece di TV2000 ci ritroviamo alle 20:30. Arrivederci.